Buongiorno. Pare che cominci a piovere e quindi sarà una bella giornata oggi. Con l'ombrello. Con l'ombrello. Se non altro ci accompagnano le ghiandaie. Questa volta le previsioni ci hanno fregato. Si è messa a piovere. Arriviamo sotto agli alberi e tiriamo fuori la cappotta. Non abbiamo scelta. Non è più nebbia. No, questa non è nebbia. Tiriamo fuori la cappotta. Eh sì, imbardiamo. Se resta così ci metto la firma, Angelo. Cos'è? Qua la vedi è... Perché si è scurita? Rispetto qua. Ma noi adesso dobbiamo adesso andare? Noi bisogna andare in là. In là? Però... Cioè questa o questa qua? No, questa penso che sia una cosa. Però non vedo più il traghetto. Dovremmo avere il traliccio a destra. Dovrebbe essere di là il traliccio. Questo è un lupone. Un lupone. Un lupone sotto un cabrioletto. Lì c'è il traliccio. Poi abbiamo l'incrocio. Destra e questo con la sinistra, non so dei due qual è. Adesso Angelo è andato in avanscoperta per vedere e trovare la giusta via per andare alla nostra cappelletta di Gatassè. È lei, certo che è lei, quella di destra. E non mi dire che non è quella giusta, perché non solo dobbiamo tornare indietro, ma devo rifare tutto il video perché l'ho data per buona. E qui tra trulle e castagne. Wow, ci facciamo venire mal di schiena. Siti per chiese. E ci troviamo a funghi e castagne. La strada mi ricorda quando l'abbiamo fatta ventre a terra per andare a recuperare la macchina fotografica dimenticata dentro la chiesa. Eccolo, siamo a Gatassè. Buongiorno. Sì, perché è troppo. Sarebbe una volta all'anno almeno a tagliare. Che bella. Era un peccato farla cadere perché lì è impressionante. Avete fatto un capolavoro anche fuori, l'avete ripulita anche fuori le pietre. Sì, abbiamo stucato lì. Lì. Ha venuto il restauro. Ci mettono una spediata sulla porta così è sempre invece tutto quello che è rimasto di quella mega costruzione. E quindi questo qui è un pezzo della croce originale, forse, della chiesetta. Ah,
gran bell'albero di noce, cioè qui siamo proprio sotto alla caduta dell'albero, cioè caduta nel senso che le noci cadono qua per terra. E le prendiamo, tipo questa, ma che roba! Eccola qua, oh oh! Angelo e il nostro amico si dilettano a parlare della storia della cappelletta. Io mi diletto a raccogliere la nocetta. Questo posto è fantastico. Un rovo che sembra una liana. Una posizione molto vantaggiosa per effettuare una bella ripresa del tetto della nostra bella chiesetta. Non so se riuscirò a farvi sentire il rumore dell'acqua, della pioggia nella foresta. È qualcosa. E qui è finita castagna e vino. Che spettacolo! Però poi ce n'è una che ti passa sopra, che sovrasta un'altra radice. Spettacolo della natura. Oltre alla radice, che è già uno spettacolo, vediamo anche un bellissimo fiore. Ragazzi, queste qui al mio paese le chiamiamo mussi bianche, perché c'hanno il muso bianco, perché sono appena state tolte dal riccio. Bene ragazzi, siamo rimasti sotto al 20% dell'energia sul telefono, ma noi adesso lo mettiamo a caricare. Approfitto del fatto per dirvi che qui abbiamo 13 gradi e 5 di temperatura. Diamo un po' un'occhiata al traliccio nella nebbia. Le palle della rovere. Quante palle c'ha la rovere? Stai attento, Angelo, che arriva il ragno! Diciamo che è un fiore campanella. Fiore viola, come diceva Gianni Merlo. Fiore viola. Allora, scarpa a destra in avaria. Qualcosa ci sarà scritto, ma da qui non lo leggo. Della Brugetta. Una volta c'era una passerella di legno, molti e molti anni fa, che attraversava il fiume e andava dall'altra parte. Ecco qua, siamo arrivati in questo famoso ponte, ex ponte. Qui c'è l'acquedotto e qui c'è la scaletta che scende giù. Togliamo le ragnatele, altrimenti non si può entrare. Com'è? Buio? Dove osano le trote? Eccolo lì, il nostro bellissimo albero con tutte le bacche, ma comunque sono belle. Bello secco. E si sente un pochino anche l'acquetta che viene giù. La rocca del Preburu, mentre quello lì dovrebbe essere il dente. Adesso ci diamo un po' un'occhiata con lo zoom della macchina fotografica. Un pezzettino di cielo azzurro, molto molto bello. Va bene Angelina, torniamo indietro, ma con la promessa che la prossima volta faremo quel giro lì. E questo è il famoso funghetto multicolore. Siamo un pezzo di tre quarti, abbiamo trovato il ristorante giusto. Ci accingiamo a sgranocchiarci un panino. Esigua! Valle Baracca! Qui piove e così siamo arrivati alle Ferriere. Abbiamo preso anche il sole.
prima giornata è andata così, direi piuttosto positiva. L'ultimo raggio di sole. Che sole. Hai visto che siamo arrivati. Il sole sul ponte. È la giornata. Alla prossima. Alla prossima. Senza acqua. Senza acqua si spera.